Salve a tutti gli amici di Tech Different, ben ritrovati. Siamo qui con la nostra recensione di Xperia Z5 Premium. Dispositivo top di gamma di Sony, eccolo qui, lo vediamo subito. Ha un display da 5,5 pollici con risoluzione 4K, quindi 3840x2160, risoluzione massima per quanto riguarda i display su smartphone. Come possiamo ben vedere, ha dei colori molto molto belli, molto ben definiti, nonché ovviamente la visualizzazione filmati 4K, davvero eccellente per questo dispositivo. Dispositivo che ha anche il sensore delle impronte digitali posto sul tasto accensione spegnimento. Vedete che la scocca è fatta tutta in metallo a specchio per quanto riguarda la parte posteriore, dove abbiamo la fotocamera da 23 megapixel che registra filmati fino a 4K, il flash LED e la scritta Sony incisa sul lato destro. Come ho detto in precedenza, il sensore per le impronte digitali con il tasto di accensione e spegnimento, poi il bilanciere del volume, il tasto per l'accesso rapido e alla fotocamera e scattare anche le foto. Nella parte inferiore abbiamo l'ingresso micro USB con la cassa audio in uscita. Poi abbiamo nel lato sinistro abbiamo l'ingresso per la micro SD e la nano SIM 2 in 1 in pratica. Nella parte superiore l'ingresso jack da 3,5 mm per le auricolari o cuffie. Andiamo subito a vedere un attimino anche la fotocamera anteriore, che è da 5 megapixel e registra filmati fino ad una risoluzione full HD. Nella parte superiore vediamo una fessura che è possibile vedere anche nella parte inferiore, sono le casse audio, quella superiore ovviamente la cassa audio in uscita generica, in uscita non generica, scusate, per quanto riguarda le chiamate. Quella inferiore è un'altra cassa audio. Bene, andiamo a vederlo un attimino più da vicino. Il design di questo dispositivo è davvero molto molto bello, come possiamo vedere da queste immagini. Vedete il lato destro, come vi ho detto anche in apertura, col sensore delle impronte digitali posto sul tasto di accensione e spegnimento. Qui invece lo vediamo nel lato sinistro e poi il lato posteriore a specchio, davvero molto molto ben fatto, qui con la fotocamera posteriore da 23 megapixel. Eccolo qui, molto bello, la scritta Sony incisa e anche Xperia sul suo lato sinistro. Benissimo, passiamo subito alle specifiche per quanto riguarda il processore, la RAM, il sistema operativo. Processore Snapdragon 810 octa-core 64 bit, 1,8 GHz con una memoria RAM da 3 GB. La memoria interna è da 32 GB, espandibile, come ho detto in apertura, come avete visto, tramite micro SD. Alla nano SIM, supporta al sensore delle impronte digitali e ha un sistema operativo Android 6.0 Machine Mellow tramite l'ultimo aggiornamento che ho effettuato dal dispositivo, appunto. Quindi abbiamo l'ultimo sistema operativo rilasciato da Google. Quindi chi lo acquista, se magari si trova Lollipop, non si spaventi, basta andare nella sezione aggiornamenti e vedrà appunto l'aggiornamento a Android 6.0 disponibile. Supporta anche la tecnologia Quick Charge, che permette di ricaricare il dispositivo in maniera molto rapida e ha il peso di 181 grammi, nonché ha la certificazione IP65 ed IP68, ovvero è impermeabile sia ai liquidi che alla polvere. Quindi se vi capita magari di accidentalmente riversare dei liquidi sul dispositivo, non preoccupatevi. Andiamo a vedere le impostazioni principali. Vediamo subito la versione software. Come vi ho detto in precedenza, è Android Marshmallow. Aggiorniamo il software, vediamo, controlliamo se magari c'è un aggiornamento. No, dispositivo aggiornato, quindi siamo a posto.
Vi abbiamo anche la diagnostica, attraverso la quale, dando i consensi, bisogna dare i consensi anche alle chiamate, Sony consentirà l'identificazione del dispositivo e i dati diagnostici per quanto riguarda il dispositivo. Quindi se qualcosa non va, Sony saprà come muoversi e come indicarvi appunto ad una risoluzione rapida dell'eventuale problema. Poi abbiamo le informazioni legali, quant'altro. Partiamo ora dall'inizio delle impostazioni, ovvero le connessioni, Wi-Fi, Bluetooth, dati e connettività a dispositivo. Andiamo su altro, che ci permette di attivare e disattivare modalità NFC, tethering, VPN, modalità aereo e impostazioni internet. Proseguendo abbiamo i motivi. Voi avete visto subito che ho questo motivo Xperia scaricato appunto tramite quella sessione lì. Andiamo a cancellare una scheda che non ci interessa. Qua scarica altri motivi. Vedete, qui abbiamo i motivi predefiniti di Sony. Io ho voluto personalizzarlo e scaricare un paio di temi giusto per provarli. Vedete, qui troviamo tutti i temi creati ad hoc, e li trovate temi sia gratuiti che a pagamento in questa sessione. Torniamo indietro, troviamo anche le applicazioni e i giochi dedicati ai nostri dispositivi Xperia. Tornando alle nostre impostazioni, andiamo sul display, che ci permette varie configurazioni come al solito: lo sfondo, il livello di luminosità, luminosità adattiva, eccetera, dei dream. Poi abbiamo anche le altre impostazioni, tra cui la memoria, che ci permette di gestire semplicemente la memoria sia interna del dispositivo che la micro SD eventualmente inserita. Vedete che abbiamo occupati già 12,60 GB della memoria interna, quindi la maggior parte è il sistema operativo e poi le applicazioni preinstallate che Sony ci dà. Ovviamente sono, come dico sempre, sono troppe secondo me, però così ha deciso l'azienda e così dobbiamo tenersi. Comunque con una memoria interna da 32 GB abbiamo ancora molto spazio a disposizione. Qui abbiamo invece la memoria RAM, che ci permette di vedere appunto la RAM utilizzata, nonché, andando anche nel dettaglio, memoria RAM totale 2,7 GB, utilizzo, libera, e poi nel dettaglio, come ho detto prima, le applicazioni che utilizzano più memoria RAM. Vedete, più o meno memoria RAM in base a quello che utilizzo il sistema operativo, ovviamente alla meglio fra virgolette da questo punto di vista. Poi abbiamo altre impostazioni, l'utilizzo della batteria, che ci consente di attivare il risparmio energetico, batteria che dura tranquillamente fino alla fine della giornata lavorativa, però con una luminosità a livello medio del display. Ma se lo utilizziamo intensamente e abbiamo necessità, soprattutto d'estate, ad aumentare la luminosità, avremo bisogno di una ricarica. Abbiamo qui le altre impostazioni, tra cui questa davvero interessante, che permette di imparare ad utilizzare il dispositivo. Basta selezionare il nostro dispositivo precedente, che sia esso un Android, un Apple o altro. In vari casi, tornando a noi, andiamo anche all'assistenza, che ci permette in maniera rapida e veloce ad accedere appunto agli argomenti della guida, una guida rapida, e agli strumenti per appunto cercare di risolvere qualche problemino che riscontriamo magari del dispositivo. Abbiamo anche il supporto web, che ci riporta al sito web dell'azienda collegato al supporto, quindi per avere maggiori informazioni e dettagli, e i contatti, gli orari di apertura, vedete qui 9:13, se eventualmente dobbiamo contattare l'assistenza. Torniamo poi a noi, vediamo un attimino nella home cosa troviamo. La cartella Google con le applicazioni Google, questa che ho creato io, social, il Play Store, fotocamera, messaggi, telefono, che vedremo dopo. Poi abbiamo le altre applicazioni preinstallate da Sony, come vi ho già detto sono molte,
secondo me troppe. Comunque troviamo, spiccano fra le altre, la musica, album, life log che ci permette di tenere tracce della nostra attività fisica. Poi abbiamo anche movie creator per creare dei filmati con degli effetti speciali, sketch, disegni a mano libera, TrackID che ci permette di riconoscere un'eventuale traccia di cui non sappiamo il titolo, e basta attivare questa applicazione e ci darà appunto il titolo della canzone che stiamo ascoltando, di cui vogliamo conoscere appunto il titolo. Poi abbiamo altre applicazioni preinstallate, quali Spotify, Amazon Dropbox, AVG Protection, che secondo me non serve a nulla, AVG Protection. Poi abbiamo ovviamente le applicazioni PlayStation per essere connessi con la nostra PlayStation 4 in caso l'avessimo. Poi abbiamo la schermata A, la cartella altro, con la Suite Office, un pratico gestore file e lo Smart Connect per connettersi in maniera rapida al wifi di casa e ai dispositivi collegati al wifi, appunto, per sfruttare magari uno speaker. Poi abbiamo anche l'applicazione per i party share. In pratica ci permette di condividere la musica che sentiamo sul nostro dispositivo con i membri del party, diagnostica, altre applicazioni, e queste sono tutte le applicazioni. Gli effetti per la fotocamera andremo a vederli tra pochissimo. Fotocamera che, come vi ho detto, fotocamera posteriore da 23 megapixel. Qui abbiamo la schermata per aggiungere widget e quant'altro. Fotocamera posteriore da 23 megapixel ed anteriore da 5. Andiamo appunto a vedere un attimino l'interfaccia di questa fotocamera. Come vediamo, è semplice, è minimale. Abbiamo il tasto grosso per scattare la foto o registrare il video in base a ciò che selezioniamo, il tasto impostazioni che ci permette di impostare varie impostazioni appunto della fotocamera, risoluzione massima in 16 noni 20 megapixel, le mettiamo subito in 4 terzi a 23 megapixel per sfruttare appieno la fotocamera posteriore con il nostro classico esempio di foto che facciamo al volo. Qui tutte le altre impostazioni che possiamo modificare, anche la memoria dati, possiamo scegliere se salvare all'interno del dispositivo o su scheda SD. Qui invece abbiamo la possibilità di cambiare da fotocamera a videocamera oppure a comandi manuali, facendo un semplice swipe. Eccolo qua, andiamo su manuale e qui ci permette di impostare manualmente ogni cosa, questo per i più esperti, logicamente. Io non sono un esperto, quindi lascio in automatico, preferisco. Abbiamo anche delle scene e quant'altro. Qui abbiamo la sezione del video, le impostazioni del video, vedete che ci permette di selezionare la qualità video con cui vogliamo registrare, Full HD fino a 60 fps. E poi, per quanto riguarda invece il 4K, dobbiamo fare riferimento, purtroppo dico da questo punto di vista, a questa applicazione che è preinstallata, però bisogna attivarla. Una volta dato il consenso a tutti questi passaggi, tre passaggi, facciamo tap su OK, video 4K, andiamo sì, e qui abbiamo le impostazioni per registrare in 4K. Siamo pronti per registrare in 4K. Qualora volessimo disattivare la registrazione in 4K, magari abbiamo poco spazio sul dispositivo, vogliamo passare ad un HD o Full HD, basta tappare sulla relativa icona. Qui abbiamo l'attivazione e la disattivazione del flash, le impostazioni manuali, sempre relative al 4K qui. Poi abbiamo tutte le impostazioni. Passiamo ora a modalità normale e vediamo le altre applicazioni preinstallate, che comprendono gli effetti AR più che altro per i bambini e le varie tipologie di scene. Scusate, ho sbagliato. Poi, volendo, possiamo aggiungerne degli altri. Abbiamo la modalità panoramica, come possiamo vedere, volto in foto per i volti.
eccetera, effetto creativo, in pratica ci permette di andare a creare fotografie e modificarle, aggiungere i disegni e quant'altro. Andiamo a vedere cosa ci può offrire in più l'applicazione fotocamera come effetti. Tappiamo su aggiungi, ovviamente dobbiamo essere connessi ad una rete per caricare. Vedete alcune adesso, intanto che carica le icone, qui sotto abbiamo quelle già preinstallate, queste sono quelle che possiamo installare ancora in più su questa fotocamera. Ho sbagliato, ho fatto un tap di troppo, facciamo la nostra classica prova al volo della fotocamera, eccola qua, andiamo a fare subito la foto. Il cerchietto azzurro che vedete è la messa a fuoco, serve per la messa a fuoco. Andiamo a vedere la fotografia che è appena uscita. Una cosa che non apprezzo su questo dispositivo, ovvero il fatto che io ho fatto la fotografia in modalità orizzontale, eppure in orizzontale non me la vede, ma me la vede in verticale. Vedete che devo stare col dispositivo in verticale per vedere la fotografia orizzontale. Questo non sappiamo il perché, sarà qualche bug del sistema operativo. Speriamo che Sony lo corregga, perché è abbastanza scomodo. Comunque vediamo, facendo il pinch to zoom al massimo, la qualità dell'immagine è davvero eccellente. Comunque vi metto il link nella recensione scritta alla nostra cartella Mega con tutte le immagini a risoluzione originale, in modo tale che potete apprezzarle molto di più. Queste sono alcune, ma potete apprezzarle appunto dalla cartella Mega e vedere in formato originale, non qui in video, in quanto non gli rende giustizia a questa fotocamera che, come ho detto, è davvero molto performante, 23 megapixel con un flash LED davvero eccellente. Bene, io direi che per quanto riguarda questa recensione abbiamo quasi finito. Non vi faccio vedere la navigazione online, in quanto non ha un browser proprietario. Sappiamo tutti come va Chrome, molto reattivo e quant'altro. Da Z5 Premium, un dispositivo davvero eccellente, molto bello da vedere esteticamente, molto pratico anche per quanto riguarda il sensore delle impronte digitali, molto veloce. Infatti vediamo un attimino che ancora il suo profilo che però va ad intaccare purtroppo la ricezione della rete cellulare. Infatti come ricezione è, diciamo, molto molto scarsa. In confrontandolo con il mio iPhone 6 prende molto di più rispetto allo Z5 Premium. Questa secondo me è l'unica pecca che ha questo dispositivo. Qui il Touch ID vedete che funziona molto molto rapidamente. Dispositivo che trovate ad un prezzo su Amazon di 585 euro, mentre invece nei negozi è proposto a 799 euro, quindi potete risparmiare un bel po' di soldini acquistandolo su Amazon. Benissimo, Xperia Z5 Premium che ci ha soddisfatto sotto tutti i punti di vista, tranne che purtroppo per la ricezione della parte telefonica. Comunque vi ringrazio per la cortese attenzione, un saluto a tutti e alla prossima, ciao!